Vediamo in questo video una abilità di seduzione che tutti gli uomini devono padroneggiare per mantenere le donne agganciate. A lungo termine, non farsi lasciare mai. Prima di affrontare il tema, però, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi ovviamente su tutti i canali YouTube. Se vuoi fare una piccola donazione al canale, puoi farla. Basta andare sotto il video e cliccare sul tastino Super Grazie. Se vuoi abbonarti, basta che vai nella home page, tastino Abbonati. Ma veniamo al tema, un'abilità di seduzione che tutti gli uomini devono padroneggiare per mantenere le donne agganciate a lungo termine e non farti lasciare mai. Allora, quindi bisogna imparare a sedurre le donne. Bisogna imparare a farsi amare dalle donne, questo è un punto fondamentale, quindi l'abilità di seduzione è questa. Ovviamente comprende anche un lavoro su se stessi, perché questa è la prima vera abilità di seduzione, imparare a manifestare se stessi nel modo migliore, imparare a manifestare se stessi in modo più definito, preciso. Quindi, quali sono le cose che un uomo deve imparare comunque a sviluppare? Sicuramente sicurezza in se stesso. Sicuramente carisma, quindi il carisma significa dono, quindi capacità comunque di trasferire emotività alle altre persone, un body language fondamentale. Una capacità di comunicazione, ma soprattutto a livello non verbale, capacità di generare emozioni. Ovviamente positività, essere positivi, e un altro punto fondamentale è essere, tra virgolette, maschi dominanti, non maschi gregari, non cavalier serventi. Questo è fondamentale. Bisogna eliminare degli errori anche, quello, ad esempio, di essere cavalier servente. È un big error, è un grande errore. Trattare una donna come se fosse una dea è un grande errore. Metterla su un piedistallo ti servirà soltanto a, come dire, a essere considerato un uomo da sfruttare. Tieni presente che un fatto fondamentale che chi chiede è perdente, solo chi sa offrire emozioni è veramente la persona vincente. Solo chi sa offrire emozioni è veramente la persona vincente. Questo va preso in considerazione. E poi un'altra cosa fondamentale è saper leggere il linguaggio non verbale, capire quando il semaforo è rosso, quando il semaforo è verde. Quindi, brevemente, i segnali di linguaggio non verbale, di gradimento, che quindi vogliono dire semaforo verde, stai andando bene, continua così, sono tutto quello che avviene attorno alle labbra. Le labbra rappresentano diciamo, i messaggi principali di gradimento. Ad esempio, il mordicchiamento delle labbra, labbro inferiore, affettivo, labbro superiore, sessuale, umettarsi le labbra, il bacio analogico. Adesso l'ho fatto esagerato, però in realtà avviene in questo modo. Ma poi anche mostrare i polsi, accarezzarsi i capelli, mostrare il collo, puntare il piede verso di te, sono tutti segnali che stai andando nel verso giusto. Invece, se si tira indietro, raschia, guarda da un'altra parte, si gratta dietro, si sfrega il naso, sono tutti segnali che insomma, il semaforo si spolvera. Il semaforo è verde, è rosso, quindi non ne vuole sapere di cambiare atteggiamento. Quindi questa è un'arte da padroneggiare. Poi ci sono tutte le microespressioni, i rifiuti, insomma. Questo tra l'altro sul mio canale Massimo Tramasco faccio dei corsi con l'abbonamento base
specifici per tutte queste tematiche. Quindi, se vuoi approfondire, ti abboni sul canale Massimo Toramaschi, abbonamento base, ci sono queste, avrai questa possibilità di imparare queste cose. E poi devi superare un po' le tue paure. Ad esempio, attraverso degli atti di coraggio, devi superare la paura dell'abbandono, fondamentalmente, un punto fondamentale. Impara a provarci, perché infatti la prima fase è l'approccio, no? Quindi impara a provarci fottendotene della paura dell'abbandono. Questo è molto importante perché inizia a dare, come dire, dei segnali positivi alla tua sfera analogica, alla tua sfera inconscia, che le cose vanno bene così, che non te ne importa più di tanto, che tu stai andando bene. Questo è un punto fondamentale, un fatto fondamentale. Vai avanti così. Ovviamente queste fasi non sono rigide, però poi devi sapere anche generare attrazione. L'approccio può anche essere un approccio a freddo, ad esempio buttandogli una cosa, oppure un approccio, diciamo, dove conosci altre persone. Quindi queste sono tutte frasi che tu puoi buttare lì a freddo. Poi un altro punto fondamentale per generare attrazione, sembra strano, ma devi trattare una donna come tratteresti un'amica, frenzonala subito, prima che abbia la voglia di frenzonarti lei. Le donne questo non lo accettano a livello analogico, quindi si sentono messe in discussione, si sentono un po' così, ma tu frenzonale tutte, vedrai che otterrai degli risultati enormi da un punto di vista della seduzione. Una volta che una donna è attratta, diciamo così, perché tu l'hai frenzonata e tutto, fai anche un po' di rapport per creare, quindi utilizza anche le strategie della PNL, del ricalcolo, guida, quindi cerca di capire quali sono i suoi canali comunicativi prevalentemente usati, se è visivo, uditivo, cinestesico. E utilizza lo stesso canale comunicativo, ricalca i suoi valori, ricalca le sue credenze. Tutto questo è fondamentale perché, diciamo, fanno sì che una donna si senta capita, ma prima devi attrarla, poi devi creare rapport. Il rapport in realtà può partire anche dall'inizio. Però poi devi imparare a farla parlare per penalizzarla. Penalizzare non significa essere maleducato, significa tirare fuori da lei quelle che sono le sue esigenze inconsce fondamentalmente. Quindi fare una domanda: ma qual è una cosa bella e una cosa brutta che è capitata nella tua vita? Perché in questo modo le tirerai fuori quelle che sono, diciamo così, i suoi turbamenti più nascosti, i suoi turbamenti segreti. E tenderà a innamorarsi perché le darai emotività. E questo è un punto fondamentale. Poi, quando hai acquisito il potenziale, cioè quando lei si sta per coinvolgere, puoi ancora incrementarlo e tenerla agganciata con delle antagoniste che possono essere reali o presunte, ma lei deve iniziare a temere che ci sono altre donne che ti desiderano, che ci sono altre donne che ti vogliono. E generare questa competizione tra donne che farà sì che l'innamoramento scatterà alle stelle e non se ne vorrà più andare, sarà completamente, follemente innamorata di te. Bene, metti un like e condividi questo video con i tuoi amici. E mi raccomando, iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video.